Buongiorno, siamo anche oggi al consueto aggiornamento dei numeri relativi all'emergenza da coronavirus. Siamo a 30 persone contagiate, di cui purtroppo ci sono 7 deceduti. Stiamo pagando un prezzo incredibilmente alto, basta vedere le statistiche dei decessi che ci sono normalmente nella nostra città e abbiamo francamente un numero che cresce in modo esponenziale. Tra l'altro, dolora ancora di più il fatto che queste persone sono particolarmente conosciute nella nostra comunità. Sono davvero persone che hanno lasciato il segno e addolora ancora di più. Tra l'altro, volevo rivolgere un pensiero anche a tutte quelle persone che avendo problemi di tipo sanitario si trovano in difficoltà nell'approcciare il sistema sanitario appunto per poter essere curate nella condizione di questa emergenza e che quindi soffrono ancora di più. Purtroppo è un problema che si sta riscontrando sempre di più. Vi volevo dire una cosa, è sorta una polemica l'altro giorno relativamente al fatto che alcuni cittadini dei comuni confinanti vengono da noi a fare la spesa. Non solo questo è stato chiarito dal prefetto, dicendo che chi non ha un supermercato all'interno del territorio può, giustamente, secondo me, spostarsi per fare la spesa, ma direi che è anche una questione di buon senso e di solidarietà, di vicinanza, di maturità della nostra comunità, accogliere chi viene dai comuni vicini per fare la spesa in modo del tutto legittimo, come noi, come la nostra città non offre di tutti i servizi, anche noi abbiamo bisogno di spostarci per altro. Pensate, ad esempio, se abbiamo bisogno di andare all'ospedale, dobbiamo andare o a Carate, o a Vimercato o a Desio, e quindi anche noi abbiamo necessità di spostarci. Quindi mi sembrava davvero giusto rivolgere e dire anche la posizione del prefetto che è stata espressa ufficialmente relativamente a questa cosa, che non è un problema, non può essere un problema, non deve essere un problema. L'assalto ai supermercati abbiamo visto che nonostante tutto non ha avuto senso perché non c'è stato nessun problema di approvvigionamento delle merci. Il sistema proprio direi sta rispondendo bene perché stanno rispondendo bene i nostri commercianti che consegnano la spesa. Si sono attivati per farlo anche i commercianti dei paesi vicini che quindi vengono da noi a portarci la spesa. Abbiamo un buon tessuto, per fortuna, di negozi di vicinato che riesce a garantire quella presenza che non è soltanto di tipo economico e professionale, ma è anche umano perché li conosciamo tutti e quindi diventa anche più amichevole e facile approcciarsi con loro. Fanno le file per entrare, io stesso faccio la spesa da loro, quindi anche io ieri ho fatto la fila per entrare, per comprare da mangiare, quindi non ha più senso l'assalto. L'invito che vi faccio ancora una volta è di fare la spesa una volta alla settimana facendola con la testa, quindi facendola un pochino più abbondante, non utilizzando il supermercato come scusa per uscire di casa. So che dura stare in casa, so che sta diventando sempre più difficile, però dobbiamo tenere botta ancora per un po', fintanto che davvero non iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel di questa situazione, che però c'è, ci sarà, perché come tutte le vicende nella storia ha un inizio e dovrà avere una fine, quindi bisogna semplicemente abituarsi un pochino a questa nuova condizione. Per chi mi chiedeva la sanificazione delle strade in corso, abbiamo un territorio enorme, abbiamo più di 80 km di strade, più ci sono quelle provinciali, più ci sono quelle vicinali. Siamo il terzo comune della nostra provincia per estensione territoriale dopo Monza e dopo Vimercate, ma con un bilancio che è diverso rispetto a quello di Monza e di Vimercate. Quindi pian pianino GEL si è garantito che farà tutto il territorio con un focus sui punti più sensibili, ad esempio l'accesso agli ambulatori medici, l'accesso alle zone che rimangono ancora frequentate, ad esempio le farmacie, mi pare anche. Quindi ringrazio Gelsia per la prontezza dell'intervento. La spesa 1 per famiglia è una cosa intelligente.
Va bene approvvigionarsi per la spesa in modo diverso, non necessariamente dal supermercato, più si differenzia, secondo me, meglio è questo periodo, così no, alla fine non ci mettiamo tutti in coda. Quindi su questo, se avete altre domande, purtroppo dovevo aggiornarvi sui numeri perché crescono e sono particolarmente dolorosi. Ripeto, abbiamo 30 persone che sono risultate Covid positive al tampone e di queste purtroppo abbiamo 7 decessi che sto cercando di sentire personalmente per portare le condoglianze mie, dell'amministrazione comunale e ovviamente di tutta la comunità. Ci sono anche poi tante per ci sono alcune persone che sono mancate o che stanno per farlo, che purtroppo non erano, per fortuna non erano affette da Covid, ma la difficoltà del sistema sanitario in questo momento si riverbera anche sulla loro condizione. Quindi un pensiero deve essere rivolto anche a loro. Per le pensioni, la posta è aperta, quella di Villa Raveglio, il martedì, il giovedì e il sabato dalle 8:20 alle 13:35. La posta ha scaglionato per giorni e per ordine alfabetico il ritiro delle pensioni. Questa mattina sono usciti i nostri vigili ad apporre dei cartelli fuori dalle poste per dare qualche informazione aggiuntiva in più, perché non era stato fatto. Per chi ancora chiuso può segnalare dipende se è una di quelle attività che viene ritenuta tra quelle che possono essere aperte, quindi basta informarsi. Sono stati pubblicati anche sul nostro sito i decreti, quindi basta controllare dal codice Ateco o dentro, all'interno, fra le righe di quello che dice il decreto, capire se si fa parte di quella categoria. Le edicole però mi pare che siano aperte, se non sbaglio, quindi insomma, bisogna controllare un pochino al massimo da un colpo di telefono commercialista, perché districarsi adesso è diventato davvero difficile. Se non avete altre domande, volevo solamente aggiornarvi su l'ennesima dolorosa perdita e il fatto che siamo arrivati purtroppo a 7 persone scomparse per Covid, più altre persone che purtroppo ci hanno lasciato in questi giorni. Va bene, quindi grazie a tutti, al prossimo aggiornamento.